Bello Teofile, arriva un altro scudetto con l'Under 18, però non ci si stufa mai di vincere. No, no, assolutamente, sempre più difficile, sempre più complicato. Complimenti a Novara che ha fatto una partita eccezionale. Non partivamo con i favori del pronostico all'inizio perché ripetersi è sempre complicatissimo, però siamo i ragazzi, lo staff, tutte le atlete sono state fantastiche, un coronamento di un'annata ancora eccezionale e nonostante tutto siamo ancora là sopra. Una partita molto faticosa, c'è stato un momento in cui hai capito che forse era il momento buono per vincerla? Il momento buono per vincere è stato quando abbiamo messo il 15° punto del tie break a terra. Quello era stato il momento giusto per crederlo. Fino a quel momento era impossibile. Fino a quel momento sono ragazze, non hanno uno standard di prestazione, diciamo, costante, e quindi può succedere di tutto. Poi in campo c'eravamo quel fenomeno di Binto Diop che può fare quello che vuole, insomma, poteva fare bello e cattivo tempo. Una rivelazione, insomma, è diventata subito la più forte delle finali. No, non è che a parte la più forte delle finali, è una favola, la favola di questi campionati. Al di là della vittoria dello scudetto, credo sia la favola più bella di tutti questi campionati. Una giocatrice che fino a poco tempo fa, 6 mesi fa, non riusciva a prendere il pallone, e adesso è stata premiata come miglior giocatore di tutto il torneo, che è una cosa meravigliosa, meravigliosa. E questo bisogna darne merito a tutti gli allenatori, a tutto lo staff, a tutta la società Volley Rocca Salta i Pazzi per aver tirato fuori un talento così. Bene, grazie.